preparato per voi un delizioso gelato alle fragole. In molti, infatti, sia sul nostro gruppo Messier Cuisine Connect e Plus Italia, sia su questo canale, state chiedendo la ricetta per un gelato alle fragole buono e bello cremoso e sodo. Provate sicuramente questa ricetta che avrà un risultato perfetto, come vedete già da queste immagini. Seguite la procedura e tutti gli ingredienti per realizzarla. Per preparare il nostro gelato alle fragole abbiamo bisogno di 600 g di fragole tagliate in pezzettini piccoli e congelate, poi di 500 ml di latte, preferibilmente intero, anch'esso congelato, e 100 g di zucchero. Potete usare lo zucchero normale oppure lo zucchero a velo, io preferisco usare quello a velo. Sempre comunque la quantità deve essere di 100 g. Per prima cosa andiamo a mettere nel boccale la nostra frutta e azioniamo il motore. Quindi, una volta messo tutte le fragole nel nostro boccale, andiamo ad azionare, a mettere 15 secondi di tempo durante i quali porteremo il nostro messier da una velocità minima di 3 ad una velocità massima di 8, molto gradualmente, perché in questo modo non rovineremo le lame. Questo è il risultato delle nostre fragole. Adesso andiamo ad aggiungere lo zucchero a velo ed il latte. Quindi zucchero a velo, latte, e con lo stesso sistema, impostando però una velocità, scusate, un tempo più lungo. Quindi mettiamo 25 secondi, partiamo sempre da 3 e andiamo fino ad 8. Il nostro gelato è pronto, vediamo com'è venuto, è fantastico, sono rimasti addirittura alcuni proprio pezzettini, vedete, di fragola. Adesso lo metto in una coppetta e vi faccio vedere. Questo è il nostro gelato, guardate, insomma, la consistenza è simile al gelato artigianale. Spero che la ricetta vi sia piaciuta. Se vi è piaciuta, vi invito a mettere un like a questo video e vi invito a iscrivervi al nostro canale In Cucina con Messier, dove potete trovare tutti i miei video e con tutte le ricette. In più, se volete, potete iscrivervi al gruppo Facebook Messier Cuisine Connect Plus Italia e a seguire il mio sito www.messierricette.it. E buon gelato alle fragole per tutti!